Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi un primo che mio padre adorava. Farò degli spaghetti con gamberoni e pioppini in bianco, senza pomodoro, ok? Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di circa 6 etti di gamberoni. Questa è vi do le porzioni per 4 persone circa, ok? Dicevo, 6 etti di gamberoni, belli cicciotti. Questi sono i gamberoni della Movimar, ragazzi, Esatto. una società fantastica a dei prezzi veramente, veramente alla portata di tutti. Noi ci serviamo per il pesce solamente ed esclusivamente da loro e se andate a nome nostro avete uno sconto del 10% su tutto il pesce tranne che per le offerte e si trova alla CRAI di Monterotondo Scalo. Detto questo, dicevo, circa 6 etti di gamberoni. Qua abbiamo un 3 etti e mezzo di pioppini, se volete potete utilizzare anche i galletti, ci stanno benissimo, i porcini no perché hanno un sapore un pochino troppo forte. Mezzo bicchiere di vino bianco buono, possibilmente secco, tipo un greco di tufo, un pinot grigio, così. Mezzo chilo di spaghetti, sale e pepe, uno spicchio di aglio e ovviamente l'olio del gruppo Caro. Eh sì, anche questo è un altro asso nella manica che abbiamo. Vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi scontatissimi, ragazzi. E la qualità è eccezionale. Andiamo a pulire tutti i gamberi e andiamo a pulire i pioppini che come vedete sono già abbastanza puliti, ma comunque dobbiamo mondarli dalla radice e dal terriccio che troveremo. A dopo. Eccoci qua. Allora, con il carapace e la testa del gamberone faremo un fumetto, una sorta di brodino. Oh. Invece questi li andremo a fare a pezzettini, la polpa andremo a farla a pezzettini. Adesso io metto. Abbiamo schiacciato l'aglio, lo lasciamo in camicia, abbondante olio, diciamo 7-8 cucchiai più o meno. E vado a fare i chiudini, prima vado a far cuocere i chiudini, dopodiché andrò a mettere i pezzettini di gambero e ci vediamo sui fornelli. Allora, abbiamo messo i chiodini, a questo punto mettiamo un pochino di sale per farli ammalvire leggermente proprio, perché comunque già li ho scottati per 3-4 minuti e sono piuttosto croccantelli. A noi piacciono così, poi ognuno per carità, eh. Pepe, una girata di pepe, l'aglio l'ho lasciato sempre dentro in camicia, lo toglieranno appena sono pronti i piedini e dopo, appena sono pronti, andrò a mettere i gamberi, ma ci vediamo tra un attimo. Allora, a questo punto, se i funghi sono cotti, andiamo a mettere i gamberi. Devono cuocere veramente pochissimo, perché sennò diventano troppo duretti e non si piacciono. Andiamo a mescolare. Ecco. Non ho neanche sfiorato la padella, eh? Metto mezzo bicchiere di vino, lascio e adesso andrò a mettere giù gli spaghetti, quindi ci vediamo al piatto pronto. Allora, mentre la pasta è giù, io metto il fumetto dentro all'acqua della pasta, onde insaporire per bene il tutto. Ne tengo un pochino da parte per dopo, per quando andrò a spadellare gli spaghetti. Ve lo volevo dire, a dopo. Eccola qui, la nostra pasta è pronta e adesso c'è l'assaggio. Giusto? Giustissimo. L'assaggio com'era? Ti tocca, sei il testimonial. Attento che scotta. Dice di sì. Approva. Voi intanto iscrivetevi al nostro canale, ve l'abbiamo già detto, ma ve lo ridiciamo. E condividete le nostre ricette con i vostri amici. Ciao a tutti. Ciao!